Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti on the road, Fiat Uno GPL, direzione Genova. Sono in autostrada. Allora, signori, sto andando alla mia giornata igienista di Genova. Abbiamo un bel gruppetto e intanto mi vedete, Roberto e Barbara, grazie mille, vi voglio bene e voi sapete perché. Allora, queste sono le mie giornate igieniste, degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto. Vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Le prossime date sono 16 ottobre Trieste, 23 ottobre Montebelluna, 30 ottobre Roma, a novembre sarò a Bologna, Trento, Pesaro e Perugia. Andate a vedere comunque il calendario completo su www.pietrobisanti.it /servizi per informazioni e prenotazioni, giornate igieniste, tutto attaccato, @pietrobisanti.it. Per tutto il resto andate a vedere sul mio sito internet www.pietrobisanti.it. Chi sono? Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi e opero in tutti gli ambiti dove non sia obbligatoria la presenza di un avvocato. Nel prossimo video vi farò vedere cosa significa difendere una persona che ha subito un abuso psichiatrico dall'inizio alla fine. Nel prossimo video, non perdetelo. Andate a vedere il mio blog, i miei video vecchi, andate a vedere la sezione download con i prestampati per la difesa legale gratuita, andate a vedere la sezione libri potete acquistare il mio libro Assassini in pillole, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere. Andate a vedere anche e soprattutto la sezione Salvadanaio, che è un servizio di mutuo aiuto che ho ideato, che sta funzionando bene, ma abbiamo bisogno di iscritti. Andate a vedere che cazzo è e non vi lamentate della crisi economica, dei problemi. Andate a vedere che servizio meraviglioso che ho ideato e iscrivetevi. Per contattarmi, info@pietrobisanti.it oppure WhatsApp 340-788-1174. Se vi accorgete che non rispondo, avete un'urgenza non differibile, siete autorizzati a rompermi i coglioni al telefono fino a quando non vi rispondo. Se avete urgenza, scrivete comunque nel WhatsApp o nella mail urgente o urgentissimo. Se volete sostenermi, potete farlo o attraverso una donazione alle coordinate che trovate nel sito www.pietrobisanti.it/donazioni oppure abbonandovi tramite la pagina principale del mio canale YouTube. La mia informazione sarà sempre gratuita per tutti, ma per gli abbonati nel prossimo futuro ci saranno dei contenuti particolari. Ed ora a bomba! Allora, parlo proprio con te, coglionello. Sì, parlo proprio con te, coglionello, che quando veniva il generale in visita tu eri lì a dire no, svuotate i cestini perché il generale non deve vedere i cestini pieni, oppure tutto pulito, no? Porca troia. Io, se c'è una categoria di persone che nella vita non ho mai sopportato, sono il leccaculo. Non sto dicendo che nella mia vita sono sempre stato perfetto, anzi, sono stato il primo che è stato così irretito, no? Nella rete della deferenza nei confronti di chi è superiore a te nella scala sociale, ma poi mi sono svegliato molto presto e la mia indole ribelle mi ha sempre poi alla fine rimesso sulla buona strada. Mentre in realtà poi siamo qui per fare esperienze, per cambiare, non per continuare a perseverare nei nostri errori. Ma in generale, il leccaculismo che io ho visto nell'arma dei carabinieri, allora, l'arma dei carabinieri è lo specchio di quello che accade nella società, anzi, l'arma dei carabinieri è come fosse un carrozzone che va molto più lento rispetto alla società, però comunque alla fine è sempre lo specchio della società. Ma il leccaculismo che ho visto negli ambienti militari, penso di non averlo visto da nessuna parte, anche se in realtà, diciamo, è un concetto comune a tutti gli ambienti della vita. E non ho mai visto una leccaculaggine talmente mostruosa tra non solo tra la truppa, e come truppa intendo truppa e sottufficiali, e gli ufficiali.
ma anche e soprattutto fra gli ufficiali stessi. Fra gli ufficiali stessi c'è una leccaculaggine di quelle, io ne ho viste veramente, potrei raccontarvi tanti di quegli episodi. Cioè basta una stella in più rispetto a te e immediatamente quello si trasforma nel dio sceso in terra. E non vi dico a quanti teatrini ho assistito in giro nella mia, durante la mia carriera, no? Durante le varie visite, no? Ed è incredibile, incredibile. Ma vi rendete conto, ufficiale, che quello è un uomo come voi? Cosa anelate? Anelate diventare anche voi così, in modo tale che poi quelli sotto vi lecchino il culo? Ma che vita è questa? Comunque parliamo del leccaculo, no? Il leccaculo come figura in sé. Poi non vi dico, no? Sì, ce l'ho proprio con te, caro ex collega, no? Che facevi il leccaculo col comandante per avere i tuoi finti benefici, che poi in realtà erano cose che ti spettavano. Sì cari, ma in generale la figura del leccaculo è una figura ormai che nel nostro ambiente, cioè che nella razza umana ormai la fa da padrona, no? Andate a vedere quando un ministro, no? Per esempio il ministro della salute va in ospedale a visitare un ospedale, vedete tutti questi primari dietro a leccare il culo, oppure quando un ministro va a inaugurare una farmacia, tutte le farmaciste lì che si sbrodolano, no? E il problema è proprio questo, cioè essendo un mondo dove cronicamente c'è una assenza di autostima, tu devi per forza, da dove prendi l'energia per vivere? Non la prendi da te stesso, come fa Pietro Bisanti, no? Che manda a fanculo tutti, non gliene frega un cazzo, e non è vero, sono molto più buono ed empatico di quello che pensate, ma al tempo stesso prendo l'energia da me e non dagli altri. Mentre il leccaculo che cosa fa? Il leccaculo ha bisogno della gratificazione esterna perché non riesce a trovarla dentro di sé. E la figura del leccaculo è incredibilmente, un po' si associa a quella del narcisista patologico. Cioè il leccaculo è tanto deferente nei confronti di chi gli sta sopra quanto spesso una merda con le persone che lui considera sotto di lui. Fatto sta che molta gente, molte persone sono enormemente leccaculo sul luogo di lavoro e in realtà sono delle merde a casa con le proprie mogli e con i propri figli. E questo è proprio il classico della merdaggine umana nella sua più alta accezione. Incredibilmente poi il leccaculo è una figura molto, ancora molto particolare. Perché? Perché il leccaculo è capace di cambiare diametralmente opinione se la persona a cui lecca il culo va in disgrazia. Cioè, se tu hai un super... Quante volte mi è capitato di vederlo nei Carabinieri, ma mi è capitato di vederlo su di me. Nel momento in cui io ero in servizio, magari trovavo una scala gerarchica che mi considerava, mi è successo pochissime volte, ma considerava le mie qualità, allora più l'ufficiale mi prendeva su un palmo di mano, mi metteva su un palmo di mano, più i carabinieri sotto, leccaculo dei miei coglioni, erano leccaculi. Più invece l'ufficiale mi dava contro, e quindi più io ero meno in auge in quel determinato periodo storico, più sotto i carabinieri erano, no? Così strafottenti. Mi è capitato, specialmente quando, dopo enormi litigate che facevo sempre a ragion veduta con i comandanti dell'epoca, magari venivo trasferito da una stazione all'altra e quando arrivavo nell'altra stazione già sapevano che io ero arrivato lì perché avevo litigato con quello, e allora no, anche i miei sottoposti, no, erano molto più strafottenti. Io dovevo metterli immediatamente in riga, come solo io so fare.
quindi il leccaculo è proprio questa figura, no? Questa figura meschina, non è solo il fatto di leccare, è questa figura meschina. E in più il leccaculo è la stessa figura che davanti a te ti lecca il culo, ma dietro te ne dice di ogni. Questa è un'altra chicca del leccaculo in sé. Ma torniamo al fatto di emozionarsi davanti a una figura che nella società ha una posizione maggiore della tua. Questo è proprio il clou. Cioè, una persona che si emoziona perché un farabutto, che però in quel momento, che so, ha la posizione di ministro, la posizione di presidente, la posizione di altro, viene a farvi una visita o ti stringe la mano dicendoti le solite cose, se tu ti emozioni e non ti emozioni quando tuo figlio ti chiama papà, oppure ti emozioni più per quello e non perché tuo figlio ti chiama papà, vuol dire che tu della vita, caro mio, non hai capito un cazzo di una sega di niente. Guardate che anche la psicopandemia o tutto quello che sta succedendo si fonda sul leccaculismo, si fonda sul fatto che la gente continua a avere riverenza, perché porca troia, il funerale della regina Elisabetta è dovuto durare 10 giorni di salamelecchi fini a se stessi, ma perché c'è qualcuno che li ha fatti. Capite cosa significa? Significa che il leccaculismo sotto sotto è quello che sta portando avanti la degenerazione della nostra epoca, perché se noi finalmente considerassimo le persone per quello che sono e non per la posizione sociale che rivestono. Guardate i giornalisti con Draghi, ma si può arrivare a tali livelli di leccaculismo? Ma si può, cazzo! Questo è il mondo di adesso. Io invece ammiro, l'altro giorno vedevo il mio meccanico che smontava, rimontava un motore, io ero lì ad ammirarlo dicendo, gli ho detto, Florian, ma cazzo, hai una manualità che veramente ti invidio. E questo significa provare una ammirazione nei confronti delle capacità di un altro. Ma molto spesso il leccaculo non ammira le capacità di un altro, perché quello è arrivato alla posizione a sua volta leccando dei retani e non certo per le sue capacità. E quindi che cos'è alla fine? Tutto un continuo finzione, mentre in realtà noi dovremmo ammirare, senza invidia, ma ammirare le capacità degli altri, ma non è purtroppo di questa epoca. E dato che purtroppo in questa società non vengono più apprezzate le capacità, ma viene apprezzato l'arrivismo, il leccaculismo, la delazione, il parlar male, l'unica cosa che potete fare per salvarvi da tutto questo è ricominciare ad avere una buona, sana, corretta autostima nei confronti di voi stessi. E guardate male le persone che vi leccano il culo. Molto spesso nel mio canale, specialmente Telegram, viene fuori, no, il fatto che alcuni dicono leccate il culo a Pietro Bisanti, eccetera. Io so distinguere molto bene un leccaculo da una persona che invece mi apprezza, da una persona che apprezza quello che sto facendo, che non è da tutti farlo. Vedrete col video che vi farò domani o dopodomani su quell'abuso psichiatrico che abbiamo portato in tribunale e che adesso uno psichiatra è alla sbarra, vi farò ben vedere. Cosa significa? Significa che io faccio delle cose che non tutti sono capaci di fare. E la gente mi ammira per questo. Il leccaculo, quando uno mi scrive sotto i miei commenti sei un grande, se lo pensa veramente non sta leccando il culo, no? Sta semplicemente dicendo quello che pensa. Quindi cercate di dividere molto bene la differenza tra leccare il culo e tra apprezzare una persona che sta facendo qualcosa di inusuale. Quando il mio meccanico in 3 secondi mi guarda la 1 e me la sistema, io gli dico sei un grande, non per leccargli il culo, ma perché è veramente un grande. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.